Il trasporto pubblico locale si prepara alla ripartenza della scuola, saranno treni e autobus comunque con una capienza all'80%, quindi con tanti studenti passeggeri a bordo. Avremo una capacità di trasporto sui nostri mezzi pari all'80% del totale e questo chiaramente è già per la nostra area un buon punto di riferimento, perché già dall'anno scorso vedevamo che non c'erano particolari problemi, non c'erano particolari criticità. Chiaramente a questo si va ad aggiungere l'obbligo dell'utilizzo della mascherina FFP2, che pare davvero essere ormai una cosa acquisita, e questo come azienda lo condividiamo, perché oggettivamente sui mezzi di trasporto è così come in altre realtà, ma insomma posti chiusi, è bene avere il massimo delle precauzioni. Per quanto riguarda poi sempre il nostro servizio, così come fatto l'anno scorso, insieme con il gestore attuale TM, e poi vedremo chiaramente di replicare la stessa cosa anche con Autolinee Toscane, dal 1° novembre effettueremo delle corse aggiuntive, soprattutto sugli orari di maggior frequentazione, penso chiaramente agli orari degli studenti sia al mattino che nel pomeriggio, proprio per cercare di decongestionare al massimo quello che potrebbe essere un carico eccessivo sui nostri treni, soprattutto per garantire un distanziamento sociale equilibrato. Questo anno e mezzo, ormai quasi due di pandemia, il trasporto pubblico locale è stato meno scelto dai pendolari, dagli studenti, dai viaggiatori, insomma in genere, proprio per avere magari una maggior sicurezza, l'auto privata? Allora, i dati che abbiamo noi, che chiaramente si riferiscono ad una società di piccole e medie entità, stanno a dimostrare che chiaramente il trasporto pubblico locale è stato utilizzato di meno dai nostri concittadini. Questo evidentemente per tutta una serie di fattori, vuoi per la didattica a distanza, vuoi per lo smart working, vuoi per anche tutta una serie di situazioni anche di carattere familiare che hanno prodotto lockdown e quarantene. Devo dire però con anche un po' di soddisfazione che comunque sia, prendendo a riferimento le annualità 2020-2021, il 2021, nonostante comunque diciamo così didattica a distanza, come dicevo prima smart working, sta portando ad una presenza maggiore rispetto a quella del 2020, cioè quindi parametrando il 2020 al 2021 posso dire ad oggi che siamo in netto miglioramento. Ora chiaramente tutto poi dipenderà. Ecco, ma c'è un raffronto ad esempio con il 2019, l'avete fatto? Con il 2019 abbiamo avuto un calo, il 2020 su 2019 abbiamo avuto un calo del 48%, che è molto, molto significativo. Ad oggi chiaramente ci attestiamo su una percentuale che va al 2019 su un 25-26%. E considerando comunque sia, come dicevo, che purtroppo ancora tante attività sono smart working, le scuole poi essendo chiuse anche in questo periodo chiaramente non possono produrre numeri aggiuntivi, ecco, l'auspicio è che da settembre torni alla normalità, che vorrebbe dire tornare ai livelli, non voglio sperare del 2019, non mi spingo a tanto, però verosimilmente vorremmo arrivare ad essere prossimi a quei dati.